Buongiorno! Sono Sara Ricciardi e sono una designer, progetto oggetti, interni, installazioni, performance, anche relazioni. Infatti insegno social design alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Sono del sud di Benevento, ma da 12 anni vivo nella mia nuova casa che è Milano. Ho avuto 2 anni intensi tra la Turchia e New York che mi hanno molto formata nel percorso di studi, e però da 6 anni ho aperto il mio studio qui a Milano. È il luogo in realtà dove sono arrivata 5 anni fa. Era il momento in cui da studentessa volevo aprirmi proprio uno spazio mio. È necessario per me stare in un luogo come questo, in cui ho questo rumore visivo e tattile, forte, continuo, e riesco ad avere uno slancio immaginifico per creare i progetti. Ci sono oggetti ovunque, perché una cosa mi cade, si assembla con un'altra, i libri si ammonticchiano, i titoli mi dicono delle cose. Il caos per me nel processo creativo è fondamentale. Ma le ispirazioni sono quotidiane, continue, tutti e tutto è un continuo stimolo per poter, ecco, ispirarti lungo il percorso. L'importante è porsi domande in maniera tale da ricevere sempre più stimoli, a restare in quella ricettività lì. Per la Design Week del 2019, Visionaire mi ha chiesto di progettare per loro una collezione di oggetti in vetro, mettendomi in collaborazione con la Fornace Venini. Mi hanno aperto le porte della Fornace, io mi sono avventurata all'interno, io elaboro ciò che c'è e ne creo una storia. E Coleottero è proprio nel momento in cui ho visto come lanciavano le chiazze, ho subito visto la collezione Fauna, per cui ho creato questa serie. C'è un cavallo tutto chiazzato in corsa, e ho creato queste due collezioni, Fauna e Metamorfosi, per il brand lanciato poi l'anno scorso durante il salone. Vengo chiamata dal circolo del design e mi chiedono di mettermi in relazione con un artigiano stupendo, meraviglioso, che si chiama Simone Desirò. Lui è un maestro dell'arte della scaiola, questo marmo finto. Ho deciso di fare queste forme sinuose, tubolari, in finto marmo, che sono delle geometrie che il marmo non può tenere. Pacten è una delle mie ultime collezioni, è un progetto molto importante per me perché l'ho fatto per me. Ed ero al Museo Nazionale di Berlino e incontro questo quadro pazzesco di un ritratto di Pauline Hubner, ritratta da suo marito. Sul tavolino c'è questa allegoria, questa conchiglia che fiorisce con questo grande fiore che sboccia rosso, e la conchiglia, che è un simbolo importantissimo, la conchiglia Venere di Botticelli, nasce dalla conchiglia. Quando entriamo nelle chiese e tocchiamo l'acqua, le acquasantiere sono delle conchiglie, delle rappresentazioni di conchiglie, perché vogliono simboleggiare una nascita, una nuova nascita, perché noi nasciamo più volte. Iniziai a collezionare tutte queste conchiglie, che ho trasformato dei vasi in cui la conchiglia è una parte e in cui poi far fiorire, in cui posizionare il fiore. Signori, ecco, Milano per me è proprio questo gesto qui. Proprio la gioia, voglio dedicare questo a Milano, proprio questo battito cardiaco che si apre in questo momento, che ne ha molto 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 bisogno.